Mi portaste qua? Vado a togliere. Vuoi mi pigli in giro tu? E voi saresti un dottore. Perché non l'hai la faccia? Chi è tua mamma? Mi faccia fare impressione per l'abito. Se non mi piace come sono vestito, vai, mi cangio e torno io. Non guardate che è vestito là così, che non andava a metterci mezzo dito. Se faccio un assai, sapete? Pensate che catta uno in spolo campanario e se ho più piazza, testa e gambe. Insomma, se ho più tutto. Eppure, quando arrivavo a Toy, ci mise. Dicetecelo voi, dicetecelo. Ci misi. Ma che ci misi? Ci misi una pomata, ma una pomata. Beh. E niente, che dopo che ci mise la pomata, si giro e incominciamo a huia. Uia, lo stesso che aveva attaccato un missile da rieti. Parecchi di chi di che salvavo Ido erano con le pene e c'è la cosa. Con le pene e con la testa. Basta, non voglio mostrare ciccionetti. Dunque voi siete un bravo attore. Lo sapete perché siete qua, sì? Cahigliana è malata. A posto su qua. Quando volete mi decidete di muovere, stiamo. Aveva una brutta malattia. La visitarono decine e decine di medici e gli ero rimasto rassegnato. Sta malattia mi pare che faccia pelle lunghe. Programma di tutto e di tutti. A questo punto, uno di più, uno di meno, visitatela pure voi. Dunque, la figlia la mia fu colpita da una strana malattia. Sono contento. Come? No, dico che sono contento che la figlia la vostra abbia bisogno di mia. Mi fate troppo onore. Come si chiama la figlia vostra? Si chiama Cristina. Cristina. Un bello nome da medicare. Cristina, sì, Cristina. Intanto tu vai ci si prepara e scende, che c'è il dottore. È l'unica figlia che hai. E se eri disperato, si manco le cani, avremo memoria. Chiava! Chi siamo ci viene a dire? Vuoi dire se muore senza il permesso del dottore? Aspetta, aspetta. A poi, Danilo. A poi di Corinna. Questa sì che è una malata che non faccia stomaco. Ci stavo morendo. Meglio così. Quando non vedo che faccia morire la malata è buono segno. Allora, di che si tratta? Che vi sentite? Che dolore avete? Chiava? Che dicite? Quieti voi, che la mangiate non capisci niente. E tu, invece mi parla assai, va taglia che legna c'ho la strada. Allora, dove c'è sto capitola? Uomo, chiava. Ma che lingua è chissà? Non capisci niente. Chi se la malattia cava? È muta. E fino a mo', il medico non capisce ancora chi rucava. E chissà, una malattia che dice ora inviamo un matrimonio suo. E capi Capisci? E perché? Capisci che bello mi la marita, ora mi aspetta mi guarisce per il matrimonio. E qua è chissà che non vuole la moglie muta. Magari Dio mi ci venire a moglie ma la malattia così. Mi guarda a buono e non me la guarisce. Cacci ne serve a un matrimonio con una moglie che non parla. D'accordo con voi. Ma io volerei farci tutto lo possibile, ma la salvate di sto male. Non vi preoccupate, perché se è pensiero mio. Ma dicitemi una cosa, questa malattia la faccio soffrire assai. Eh sì, dottore mio. Meglio così, ma senza dolore. Eh sì, è purtroppo. Facetemi un centro puzzo.
Eh sì, sono sicuro. Lo puzzo dice che la figlia vostra è muta. E che successo sapeva, dottore? Si sapeva. E perché non me lo dicesti prima? Ah, dottore, che io mi è muta, ma voi siete sordo. Ve lo dissi avanti. Ah, avete ragione. Mi avete scordato. Comunque, mo che vi diste voi medicamento che è muta, voleremo saggio di dove viene sta malattia. Di viene dello fatto che la figlia ha perduto la parola. D'accordo con voi. Ma perché l'ha perduto la parola, secondo voi? È come quando